Ciao a tutti, in questo video un videogiro di Copenaghen e come vedete lì c'è la famosissima sirenetta della città. Non vi farò da cicerone, ma molto semplicemente vi farò vedere delle cose che mi hanno incuriosito camminando in giro per la città. Dunque iniziamo! Questa è come si presenta abitualmente la città di Copenaghen. C'è appunto un marciapiede per le persone, una corsia dedicata alle bici e poi una corsia dedicata alle automobili e bus, e lo stesso si ripete dall'altro lato della strada. Questa è una palestra per allenarsi all'aperto, come vedete ci sono pesi, ma la cosa interessante è che è anche coperta, quindi se piove non vi bagnate. Questa deve essere una gru o un airone, è un uccello abbastanza grande. Questo è un negozio di stampa 3D. Questa è una caratteristica appunto dei negozi storici di Copenaghen, che invece di salire nel negozio si scende e quindi poi le finestre sono a bordo strada. Questo è come venivano legate le bici a Copenaghen, quindi con un cerchietto nella ruota posteriore. Questo accade anche in altri paesi del nord Europa.
In questa zona della città ci sono molte strutture che richiamano questa spirale, sia nei monumenti ma anche nelle chiese. Questo è un edificio storico, ma comunque anche le pubblicità LED sopra, come si può vedere. Questa è una cosa abbastanza curiosa perché appunto davanti agli ingressi degli edifici non è possibile fumare, però hanno fatto come delle cabine dove si può fumare all'aperto. Molte bici che sono in giro, diciamo, non sono standard, ma sono in qualche modo artigianali e fatte su misura. Questo è uno degli ingressi di Christiania. E Christiania è un posto abbastanza particolare perché all'interno di questo villaggio autogestito è possibile trovare abbastanza comunemente la vendita di cannabis e derivati, nonostante questa cosa non dovrebbe essere legale, però all'interno di questa mini città è tollerato. Questo è il ponte Øresund che è lungo 15,9 km e collega la Svezia alla Danimarca, quindi dalla città di Copenaghen alla città di Malmö. Ed è conosciuto anche col nome ponte sullo stretto di Messina del Nord, con l'unica differenza è che questo ponte effettivamente esiste. Come vedete ha una parte di ponte e un'altra parte invece un tunnel sotto il mare. Qui siamo a Malmo. Questa è una sorta di sagra locale dove c'erano sia piante che anche street food locale. La cosa curiosa è che il sistema più utilizzato come pagamento sia in Svezia che in Danimarca è questo sistema Swish, che appunto è agganciato ai sistemi cellulari, quindi smartphone.
Questa è una gara di guida di cavalli. Questi sono alcuni dolci locali che, diciamo, esteriormente sono abbastanza diversi, però internamente sono abbastanza simili, anche se questo qui era leggermente diverso perché aveva un liquore, penso rum. Questo è un negozio di design specializzato in sedie. Questo è uno dei pochi artisti di strada che ho trovato a Malmo e, come vedete, anche questo utilizza il sistema Swish e contanti. Questa è un'area della chiesa dedicata ai bambini dove appunto possono giocare. Il muschio era molto presente sia sulle catene come anche sulle fermate degli autobus. Questo è sempre il ponte Øresund. Queste sono pale eoliche, come vedete ce ne sono tantissime. Qui siamo tornati in Danimarca. Qui all'interno della stazione di Copenaghen con questo modellino che appunto si poteva far muovere i treni inserendo qualche moneta.
Questo era un giardino pubblico e questo qui era addirittura un tappeto elastico nel giardino pubblico che si poteva liberamente utilizzare. Questo era un negozio che da uomini, come dicono, che era sia autorizzato a vendere Huawei e sia a vendere Apple. Nella città c'erano diverse colonnine che non erano associate a un brand particolare di auto in car sharing, ma appunto potevano essere utilizzate da tutti i possessori di auto elettriche. Le bici erano utilizzate ovunque, anche non da soli, infatti qua possiamo vedere come una ragazza con la gonna veniva trasportata sulla bici e magicamente la gonna non andava nei raggi della bici. C'erano diversi vegani e qui addirittura abbiamo gli orsacchiotti a forma di mezzo avocado e anguria. Questa era una manifestazione della protezione civile locale dove appunto faceva vedere un incidente tra due automobili. Questo è un sottopassaggio che veniva utilizzato per attraversare la strada, però da quello che ho visto li hanno quasi tutti chiusi adesso. Nella città c'erano molti negozi dedicati al design, anche alle cose più strane. Questo è un negozio di sculture illuminate fatte a mano. Questo era un negozio dedicato solo alla vendita di pennarelli. Nella città di Copenaghen c'erano molti negozi dedicati all'oro e la cosa è abbastanza interessante perché da una parte è vero c'erano diverse donne musulmane e avevano molti gioielli, dall'altra potrebbe anche essere un modo per proteggersi dagli interessi negativi che vengono appunto applicati dalle banche.
Questo è uno dei pochi posti dove si poteva pagare in contanti, ovvero il mercatino delle cose usate, visto che la stragrande maggioranza dei pagamenti viene fatta con carte di credito oppure Swish. Questo è un frutto tropicale, graviola, che non si trova neanche tanto spesso qua in giro. Questo è un cestino di Copenaghen, è abbastanza particolare perché ha anche la possibilità di lasciare lattine e bottiglie di vetro vuote per la raccolta differenziata, e nel caso delle lattine ogni lattina vale appunto una corona e quindi è possibile portarle in qualsiasi supermercato e farsi dare indietro il valore della lattina. Questo è il funzionamento di una macchina per riciclare, disponibile anche in italiano. Si mette la lattina, si preme riscossione e viene data una ricevuta che si può spendere nel supermercato. Questo è un pullman di turisti che sta per entrare in Christiania. Questa può sembrare una foto bizzarra, ma in tutti i bagni pubblici era presente un gancio dove poter attaccare la propria roba prima di andare in bagno. A volte l'innovazione tecnologica non è fatta da cose particolarmente complicate. Qui siamo ancora a Malmo, questa è una macchina per restituire i libri alla biblioteca pubblica e questo è l'interno. In molti supermercati era possibile comporsi la pausa pranzo mettendo nello stesso cestello le cose che ci interessava di più mangiare e tutto quello che viene messo dentro veniva pagato a un fisso di un costo al chilo. Questo era un fast food dove appunto diceva che accettava solo pagamenti in carte e proprio mentre che mi trovavo lì è venuta una persona che aveva solo contanti in mano e non è stato possibile appunto acquistare quello che voleva mangiare, quindi in alcuni casi accettare solo pagamento con carte discrimina chi non ha questo tipo di pagamento oppure viene da un paese estero dove appunto non si usano carte. Questo è un tabellone che ha la transizione morbida e si trova appunto nella metropolitana.